Buongiorno ragazzi, buongiorno, festeggiamo oggi, grazie agli amici, ai nuovi iscritti, siamo arrivati a 70 persone, non credevo, anche perché come avevo detto in un altro video, l'avevo aperto il canale solo per far vedere un po' la città in via materiale. Poche persone, più che altro i parenti, e tenere appunto qualche video e poi anche qualche foto in memoria. Ecco, e allora ringrazio questi nuovi iscritti. E quindi colgo l'occasione poi per rispondere a qualche domanda. Ecco, sapete che avevo detto che molto probabilmente sarei per praticità, diciamo, avrei fatto delle live e quindi chi avesse voluto farmi delle domande poteva farmi delle domande e rispondere. Comunque, grazie a un iscritto che mi ha contattato, che mi è riuscito, cioè è riuscito, mi ha trovato qui su YouTube ed è riuscito a contattarmi grazie alla sua idea. Ho aperto un canale su Telegram dal nome Un Italiano a Sochi, che si pronuncia Sochi, e quindi dove chiunque può contattarmi ed io man mano farò dei video dando le risposte. E quindi ho risolto anche questa cosa. Per quanto riguarda eventualmente qualche foto su Facebook, avevo già aperto un gruppo dal titolo Italiani residenti o turisti a Sochi. E quindi basta per chi volesse vedere delle foto, optato per aprire un canale invece di conservare tutte le foto sulla mia pagina privata e quindi mi rendo conto di non averlo neanche postato qui. Basta fare domanda, mi raccomando un comportamento serio, se no si viene bannati normalmente. E anche lì potrete poi trovare qualche video che metto, ma se lo vedete su YouTube. Ecco, io ringrazio l'amico Max, che mi ha commentato, no, che mi ha chiesto se di parlare un po' del clima. Io avevo già parlato del clima su altri video. Comunque non c'è nessun problema, chiedetemi e io rispondo volentieri anche una volta al giorno, non c'è nessun problema. Visto che ho notato la richiesta sì, no, la richiesta, la ricerca di farmi domande perché c'è un interesse, specialmente da persone che con il tempo, dagli ultimi 5 anni a sta parte, sono, tramite i social, sono riuscito così a, tra virgolette, conoscere e mi chiede ed erano interessate a soci. E devo dire che ci sono molti italiani che sono sposati con
che hanno appunto una moglie russa. Allora, apro una parentesi perché avendo moglie russa mi chiedono informazioni di soci. Dobbiamo sapere, renderci conto che, scusatemi se mi impappino, ma i primi video tanto era per giocare, ero più un attimino sciolto, adesso ho come si dice? Trovarmi davanti alla telecamera che mi mette un po' soggezione, non neanche tanto, però col tempo spero di migliorare. Dal prossimo anno sarò più presente sul canale. Allora, dicevamo soci perché qualunque zona si va dalla Russia, tutti conoscono Sochi e tutti vorrebbero andare a Sochi. Ripeto, è una città prevalentemente turistica. Bene, rispondo alla domanda perché mi diceva, appunto, mi chiedeva di parlare del clima. Allora, il clima piove tanto, mi scrive, in inverno fa freddo. No, avevo fatto un video. Allora, diciamo che in inverno può scendere, sì, a testa intorno ai 15, può fare quella giornata da 12 gradi al mattino e poi la temperatura si alza. Ho fatto un video, adesso non mi ricordo. Bello che all'inizio usavo anche, anni fa facevo anche le foto, cos'era, il 6 gennaio era salita con il sole a 16 gradi, mi sembra. Ecco, diciamo che la giornata più fredda può attestare 12 gradi. Può scendere di gradi, ma sono casi sporadici e poi al pomeriggio naturalmente la temperatura si alza. Ecco tutto qua. Per quanto riguarda le piogge, diciamo che è un nord Italia, però c'è da dire questo. C'è da dire questo che normalmente può fare la pioggia, però non piove ininterrottamente per 4-5 giorni, ok? Si può avere la giornata che è nuvoloso, ti fa 2 ore un po' di pioggia e poi rimane nuvoloso, addirittura scende. Esce il sole, ecco tutto qua. Che ci siano giorni più nuvolosi d'inverno, questo sì, ma si deve tener conto che lì sono le nuvole in movimento dal vento che viene dal vento freddo che viene dagli Urali e quindi insomma puoi trovare le giornate un attimino nuvolose, però insomma con delle schiarite, assolutamente con una temperatura insomma io nei primi video ero fuori e devo dire che tenevo il giubbotto aperto. Qui nel nord Italia me lo scordo. È un giubbotto di montone col pelo interno. E sono stato sempre col giubbotto, anzi, ho detto troppo pesante, l'ho portato perché pensavo di trovare freddo. Ecco tutto qua.
Come avevo detto in un altro video, è come essere al di sotto di Roma, insomma, come temperature, siamo più giù di Roma, mi sembra. Adesso non ricordo bene, ma insomma siamo all'altezza di metà Italia, quindi come clima è uguale, insomma. Praticamente è un clima da Costa Azzurra e anche lì un po' di vento d'inverno, un po' di vento con le nuvole, un po' nuvoloso, un po', ma poi d'estate, insomma, il sole a tutta birra. Proprio d'estate, d'estate ti può fare un po' piovere, cioè in un mese ho solo un anno, ho visto solo in agosto una giornata di pioggia che ha fatto. Ma neanche un'ora è scesa un po' di acqua, insomma. Poi la gente non scende, non esce neanche con l'ombrello perché tanto 4 gocce. Ecco. Dunque, mi chiedono di com'è per fare eventualmente un investimento a soci. Sì. Oddio, no, si può fare ancora. Diciamo che col cambio euro-rublo da più di un anno che si è attestato sui 90. Ok, 90 rubli, 1 euro. E quindi era meglio farlo un attimino da un anno a questa parte, visto che la caduta del rublo. Adesso, da un anno a questa parte, i prezzi sono leggermente lievitati. La mia previsione è, siccome sappiamo che Sochi Adler, sì. È fuori soci, però fa parte di soci comunque. So per certo che lì stanno costruendo a tutta birra. Ok, c'è ancora posto a lungomare e stanno anche avanzando verso la costa. Adler è praticamente dove c'è l'aeroporto e dove ci sono praticamente un'altra zona di Sochi turistica, dove c'è poi l'impianto di risalita degli sci, alberghi, zona termale, il centro. Come centro o limitrofi a Sochi, no, basta, lì è tutto chiuso, vai un po' verso l'interno magari di, non so, 4 km, però insomma non sei più centro comunque. Ma prendendo adesso nelle zone che si stanno ampliando, poi il prezzo del valore della casa aumenta comunque. Dunque, e quindi a mio avviso per noi, diciamo, con l'euro conviene ancora, ma naturalmente bisogna conoscere da che agenzia andare e la serietà dell'agenzia e del costruttore, perché molte agenzie, no, qualche agenzia è direttamente dal costruttore, e conoscendo vai sul sicuro, quindi insomma non hai brutte sorprese. Poi è come da tutte parti del mondo, insomma. Ecco, bene, quindi
Mi raccomando di avere sempre un contatto. Per chiedere informazioni, perché anche va bene, io ho avuto la fortuna che mia moglie è di là, è venuta qui in Italia, cioè da Sochi, e quindi poi abbiamo aspettato adesso un attimino per poi andare a trasferirsi lì. Ecco tutto qua. Aspettato di sistemare delle cose. Mi hanno chiesto anche per i lavori. Allora, Russia c'è richiesta, c'è molta richiesta però di persone qualificate. C'è molta richiesta, per esempio, di insegnanti italiano, ma non è che anche se sappiamo il russo e una volta sì, ma conosciamo il russo e siamo madrelingua italiani, andiamo lì in una scuola e insomma hai il lavoro assicurato. Voglio dire, forse in qualche regione remota della Russia, però se parliamo un po' dei grandi centri, ormai cercano tutti, naturalmente, con le qualifiche di insegnante, i vari attestati, insomma, di insegnamento. Ma io parlo comunque Mosca, San Pietroburgo, forse a Sochi qualche scuola, però a mio avviso sceglierei lavori più redditizi. Ecco tutto qua. Perché si deve andare in Russia, andiamo per cercare di aprire un'attività in proprio, magari con l'esportazione. Ecco, adesso che ricordo, cercavano molte persone per fare i formaggi, per fare sugli alimentari, quindi casari, e altre, insomma, qualifiche. Se sei qualificato, hai la possibilità di andare in Russia, che sono ricercate. In effetti, con l'embargo ormai ci sono già ditte che comunque o si sono spostate lì, fanno i formaggi, e quindi la Russia ha detto: va bene, abbiamo l'embargo, che ce ne fotte, mozzarella di bufala, ce la facciamo qua, per dire, la mozzarella. Perché poi sì, mozzarella di bufala o qualche altro prodotto, prosciutto, eccetera, eccetera, con il discorso dell'embargo viene a costare una cifra. Mi avevano chiesto dell'olio, no, l'olio normalmente extravergine d'oliva. E lì te lo fai mandare dall'Italia, qualche pacco ogni tanto da qualche parente, perché se lo compri lì c'è, però insomma dai, ha un costo esagerato. Io avevo visto a 20-25 euro dei vini, insomma, normali, insomma, italiani. E devo dire che il vino, mi avevano fatto assaggiare anche il vino Novello, mi sembra, anche tra l'altro, tra altri, un altro vino che si produceva a sud appunto della Russia,
e devo dire un buon vino e mi ha soddisfatto. Quindi si può bere a buon costo, compresa la birra. Compresa la birra, l'ho trovata bene, buona. Dunque, quindi sì, appunto, i prodotti italiani no, non conviene comprarli, anche perché insomma, i prodotti di frutta e verdura, tutta da lì, non c'è nessun problema. Ottima, anzi, consiglio per chi va in Russia di assaggiare i cetrioli, che sono una cosa fenomenale. Nemmeno in Sicilia li ho trovati così. Sono croccanti. Veramente, ecco tutto qua. Quindi per i formaggi diciamo che si sono organizzati producendoli là e hanno ottenuto buoni risultati. Bene, mi avevano chiesto appunto poi la differenza tra Krasnodar e Sochi, sempre là in sud. Beh, Krasnodar, avevo già fatto un video, comunque vediamo, Krasnodar è più verso l'interno, quindi comunque è una città, anzi anche meno cara di Sochi. Non è che Sochi è cara, però per i russi è più cara, ok? È più cara, essendo una località turistica. E Krasnodar invece è una città che lavora, una città che studia, e non è vicino proprio al mare. Cioè, Sochi è sul mare, Krasnodar è più all'interno, tant'è vero che parlando con delle persone, mi dicevano che hanno il sabato e la domenica libera, si riversano a Sochi, perché è inutile andare lì sulla costa sotto a un'ora da Krasnodar, mi sembra che sia un'oretta, però non è Sochi. Allora, per i russi, se si parla di Sochi, è come dire Nizza, sulla Costa Azzurra. Ecco, tutto qua. E troverete anche un video su YouTube, era in inglese, mi sembra. No, con traduzione italiana, hanno fatto un servizio, diciamo, una giornalista, viaggiatrice, adesso non mi ricordo neanche il nome, l'avevo visto qualche tempo fa, appunto, che diceva, confermava che Nizza, Sochi è la Nizza russa, in poche parole. Questo l'avevo visto io. Avendo viaggiato, conosco tutta l'Europa, l'Italia, e ho avuto subito quell'impressione arrivando a Sochi il primo viaggio. Molto probabilmente comunque è per le palme, e quindi assomiglia anche molto come città. Dunque, poi vediamo. Ecco, va bene, intanto ho risposto a queste domande. Quindi eventualmente per qualche domanda o scrivete sugli ultimi video, fate le domande, oppure scrivete su Instagram e poi vedrò di organizzare, di fare magari anche qualche video breve e man mano rispondere, anche perché mi sono accorto che ho avuto un equivoco
quo e non avevo visto delle domande. Le ringrazio l'amico che mi scrive, che mi segue con piacere. Bene, per quanto riguarda, non ci sono chiusure, quindi si arriva normalmente con un tampone, poi non ci sono né test né quarantenne da fare, e quindi non c'è nessun problema. È ancora chiuso a livello turistico, non si sa quando si riaprirà, però è ancora chiuso, ma si ha uno spiraglio, credo, da dopo giugno diranno qualcosa. Penso. Ma questo è un discorso, non è questione di Covid, perché là girano tutti senza mascherina, non ci sono livelli alti, anzi non hanno mai chiuso praticamente, tranne all'inizio avevano chiuso 2 settimane, poi con l'obbligo di mascherina, adesso insomma girano tutti, anzi ho fatto anche, no, non avevo mandato un video, no, avevo fatto delle foto messe sul gruppo di Facebook. Bene, dai, per oggi, per il momento è tutto. Per il momento è tutto, e quindi grazie nuovamente ai nuovi iscritti, a chi mi ha, tra virgolette, sgridato non chiudere il canale, e non lo chiuderò, magari a periodi sarà un attimino fermo per sistemare alcune cose, le ultime cose qua in Italia, perché devo fare su e giù, e quindi ho degli impegni, poi in Russia ho altri impegni. E quindi sono un attimino sempre vai, torna un po', dopo rivai, ma ormai sono le ultime battute per sistemare e quindi chiudere, e chiudere tutto qua in Italia. Ma farò un altro video perché appunto bisogna essere consapevoli che se si ha una famiglia comunque non è che chiudi casa, butti via tutto, ti trasferisci lì, ti prendi, ok, non paghi le tasse qui, c'è una serie di passaggi da fare, quindi insomma, per dire, andare in Russia e dopo magari fare un viaggio, magari rinnovare, che ne so, la patente, per dire. O per fare un 730 perché già ogni cosa ha i suoi tempi, quindi bisogna stare lì a calcolare, ecco tutto qua. Bene ragazzi, grazie di nuovo per l'incitamento e per le belle parole, ai nuovi iscritti e anche vecchi naturalmente, che per me è una cosa anche bella, anche perché oltre agli iscritti di YouTube ho altre persone contattato in altri social che appunto mi chiedevano, che avevo conosciuto, quindi in poche parole di persone che sono interessati per quanto riguarda la vita soci in generale e la vita in Russia e richieste per quanto riguarda documenti, eccetera, da parte di chi è sposato con moglie appunto dalla Russia. Anzi, stavo guardando, c'erano anche gli amici degli
gli amanti della Lada Niva che mi chiedevano e della Watts. Ma poi farò video dedicati visto che ho raccolto anche informazioni per quanto riguarda la produzione Lada e Watts. Perché i consigli meccanici di qualità, eccetera, eccetera, bisogna raccoglierli. Bene, grazie per avermi seguito. Mettete, iscrivetevi al canale, la campanellina, e ci vediamo al prossimo video. Grazie di nuovo.